faccio più, mi sta venendo la cosa! Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore. Sai perché sei qui? E siamo qui ragazzi, di nuovo, per il grande, mitico, fantastico, mega galattico, gotamissimo, pronostico del... Oh, è divertente. Napoli! E siamo qui ragazzi come al solito per pronosticare il nostro campionato. Quest'oggi pronosticheremo la partita tra Napoli e Sassuolo. Intanto vediamo la classifica fake del campionato fake che stiamo facendo. Juventus al primo posto con 40 punti, Inter al secondo con 30, Napoli al terzo con 25 punti. La Roma segue con l'Empoli e la Lazio. A fianco Jonathan vi mette come al solito la classifica nel mondo reale, così vediamo la differenza. Vediamo un po' i capocannonieri. Sempre Maunier e Insigne. Al primo posto si aggiunge Paolo Dybala. Pablo Escobar. Sono Pablo Escobar e mi piace. Ok. Non la posso dire questa battuta, ma andiamo avanti. Come al solito ragazzi, vi invitiamo a commentare qua sotto con il vostro pronostico, così potrete essere salutati nel prossimo pronostico. Ovviamente commentate prima della partita e non dopo la partita, perché sennò sarebbe troppo facile. E qui adesso compariranno tutti coloro che hanno indovinato durante il pronostico scorso. Ciao ragazzi, tutti quanti voi. Ciao, siete parecchi sta settimana. 2-1 era un risultato facile da indovinare. Bene, e come al solito ragazzi, quindi vi invito a commentare qua sotto con il vostro pronostico. Magari settimana prossima potresti essere salutato proprio tu. Non modificare il commento dopo la partita però, se no squalificato. Mi piace come ragiona quella tua testolina malvagia. Andiamo quindi alla partita. Vediamo Napoli contro Sassuolo. Maglietta blu per noi, come al solito la maglietta Kimbo. Kimbo e chi sono scorta? Mentre a loro c'hanno Mapei. Reina, Albiol, Isai, Koulibaly, Ngoulam, Allan, Jorginho, Amsic, Insigne, Gabbiadini e Mertens! Com'è forte stu Mertens? La data sicuramente è sbagliata, non credo, non giocheremo il 27 novembre, ma giocherà? Sembra il 28 e 29. Il 28 e 29 a casa, l'11 gennaio per esempio, giochiamo l'11 gennaio. Arbitro Leonardo San Milano, esperto 6 minuti, no, 4 minuti, pioggia, adesso andiamo a cambiare. Ecco qua, intanto cambia il giocatore, là vediamo Insigne. Lorenzino segna, 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 con Insigne si va, si va, si va. Loro non lo so ragazzi, non mi chiedete di sapere chi è quello perché non lo so. Anche loro hanno la K. Va bene, come al solito andiamo ragazzi alla partita. E prima di iniziare, come di consueto, vi invito ragazzi ad evitare di fare guerre calcistiche sotto i pronostici del Napoli, perché noi tifiamo Napoli e questo è vero. Gabbiadini, Walking Dead, questo è vero, però portiamo rispetto per tutte le squadre, perché il calcio è uno sport che dovrebbe unire, dovrebbe unire sempre. È la verità. Si scende in campo Sassuolo. Benvenuti e Napoli. Riccardo e Stefano Nava, piove e neanche poco. Piove. E vedremo se ci sarà pioggia di gol in questa sfida davvero interessante. E cominciamo male con il tempo, Piero. Cominciamo male, ancora non lo cominci. Stanno scendendo in campo. Che cazzo. Vediamo il capitano Marecam. Sì, noi siamo al terzo, loro al settimo. Quindi dovrebbe essere una partita alquanto abbordabile. Sembra solita, ma quando cagna nella coreografia del Napoli nel gioco di FIFA? Boh, mai. Oh, ma lo stadio San Paolo, lo sai che ci somiglia allo stadio vero del Napoli? Bene, gol fatti, sempre noi al primo posto, 25. Sarri quest'oggi ha perso i capelli ma ha messo il giubbino. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Vediamo The Walking Dead, che proprio non sa proprio dove guardare. Guarda in un buso qualsiasi. Dove devo guardare? È così adesso. Ed è abbastanza.
Ecco la formazione del Napoli, l'abbiamo già detta prima, li vediamo schierati in campo, speriamo bene per questa partita. Giocarsela a viso aperto, lo spettacolo. A viso aperto. Così. Come? Si stringono le mani i giocatori sassuoliani e i giocatori napoletani. Una volta ogni tanto inquadrano a Reina, Reina a Sarri. Ci sta Zil, quello è Reina. Intanto gli arbitri con la maglia color muschillo. Consigli: Gazzola, Lecco, Acerbi, Peluso, Magnanelli, Duican, Sensi, Matri, Defrel e Berardi. Ma Matri è Mitra. Mitra è Matri. Vabbè. Il Napoli, squadra che ha tutte le intenzioni di ottenere la vittoria. Esatto, il Napoli ha intenzione di ottenere la vittoria. Si batte a centrocampo. Avanti Napoli, avanti Napoli. Siamo tutti con te. Ed ecco, vediamo subito Alan Diego Armando verso Jorginho. Amschick, vai Amschick, come lo chiamano qua in Inghilterra. E ha fatto una cagata proprio di quelle. Una cagata pazzesca, lo dico io qua. Guarda là, guardate. Guardate si è cosa. Attenzione a Berardi, Duncan, una volta che andava per i blu, diceva, ah, che mi dice? Defrel, Sensi, attenzione ai Sensi, oh, Matri, ma se tagliate i capelli, Matri, me lo ricordavo capellone. Yeah, passaggio alla Diego Armando Maradona, attenzione, attenzione a Mertens. Attenzione a Mertens, le Insigne! Ah, va Insigne! C'è spazio per andare. Che ti rieghi? Che ti rieghi? Mannaggia miseria! E quando fate così che mi trasformi in un animale! Puzzata passata da guai! Ma che super animal! Ah, un animal! Attenzione Isai! Isai! Isai e Tushin! Ha visto Jorginho che sembra proprio insieme a Ronaldinho. E infatti mostra, mostra la sua scimità. Mostra la sua scimità. Mitra Matri, Mitra Matri, attenzione. Manganelli, se fate i cattivi ve li do sul muso. Signore, questo è assurdo. È offensivo. Insigne, vai Insigne a rientrare, vai Insigne. Prova nelle palle. No! Porca bruttola! Porca prugna! Ma baccaca! Attenzione Isai! La colpa del collegamento con Aurim, la settimana scorsa ci sei mancato! Ah, è vero, mi sono sciordiato, scusate. Allora adesso attenzione, vediamo! Vediamo un passaggio filtrante che se andava a termine quel passaggio, intanto Insigne ha dato una capata in bocca all'avversario perché pensava che fosse la capa di quella grande zomba peneta della mamma. Attenzione. Intanto grazie Salvatore per la linea arrivata così mentre non me l'aspettavo. Vediamo Jorginho. Attenzione ragazzo mio, non perdere questa palla. Se no sarà una partita un poco brutta perché già c'è la pioggia che rende il campo molto sgrendeno. E così, attenzione, attenzione, Mitra Matri, attenzione che la zomba bene da mamma da Matri. Ma mamma, alla nemechi vestra vecchia. Ma la masa a narurmuto tutto quanto, a narurmuto. Che lì grande zomba per ma te. Zomba bene da mamma. Guarda là, e così si para, Reina, così si para! Attenzione, Mitra Matri, attenzione! Da un'altra prospettiva. Ha fatto una parata troppo spaccina, ma bella, è questa però! Sta tutto attendendo. Reina, ma torna a Liverpool. Tu mi parti su, poi mi lasci cadere. Cioè siamo fatti segnare da Alessandro Matri. Cioè che nemmeno quando giocava nella Juventus segnava. Partire la nemica è Bives. Bravo Auriemma, prossimo te ne rattate Vans. La partita potrebbe accendersi. Alan, Amsic, attenzione verso Jorginho.
Giorginio! Ma mamma già un cazzo serio, mo! Sabato, re, come stai? Sabato, tieni l'influenza. Allora sarò la tua tacchi pirrino. Palla al piede. Continuano a girare palla. Attenzione al biol. Attenzione a due falle che da sta vecchi, ma facendo noi a zero. In questo campo gli errori diventano molto più frequenti. In questo campo non crescono più i fiori. Ma che ne è? Oh! Ma che si drogano? Ma avevo pugnato sotto i piedi, va giù. Guarda là, non incarano più un passaggio. Forza schiappe! Schiappe! L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Devo buttare dalla scala tutti quanti. Faccio io sulla scala e li butto dalla scala. Ma come si fa? Vediamo un po', cambiamo qualche giocatore in campo. Non c'è più Milik, perché lì è il problema. Attenzione, Giaccherini entra in campo e Calejon a posto di Insigne e Mertens. Vediamo di recuperare, ragazzi. Vediamo di recuperare. Marro Salvato, ti do brass in confronto a te in quarto, un animato. Ti do brass. Duncan. Attenzione a Duncan. Ah, chi mi dice che segnerai? Sputo in faccia, lo sai. Oh, Belusa! Fatta cenetta! Niente da fare, buon intervento difensivo. Giorginio verso The Walking Dead Gabbiadini. Vai Callejon, che sei fresco fresco. Verso Giorginio che avanza. Oh, Duncan! Un gun da Giovanni Manè. Qua vi giuro che se vinco restituisce bene il pallone. Mi spoglio nudo in diretta. Il pallone se ne va. In team. Vi faccio vedere il mio fringuello. In team. Attenzione! Vai Gabbiadini! Vai Gabbiadini! Vai Gabbiadini! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Ma vieni! L'aveva detto che segnavo! Avevo detto che segnavo! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Bravo, spostatevi! E vai! Ma vieni come una molla! Tutti quanti! Ma leggiamo! Siamo usciti da molla! Ha segnato niente papà di meno che The Walking Dead Gabbiadini! The Walking Dead ha segnato! Perché ha visto Negan! E ha detto o segni o te la vedi con l'uscillo! Guardate la mia sporcacciona! Intanto entrano Mistiroli e Napolitano! Ed escono Sensi, giustamente non mi sono un Wort, mezzo campo! E De Frel. Mamma mia, ha segnato anche The Walking Dead. Così gli rinnovano il contratto. Una volta ogni 200 anni segna anche lui. Callejon verso Allan. Oh! Ma se vengo devo far vedere il fringuello a tutti. Esatto. Cambio di strategia. Ho usato una carta trappa. Callejon, vai Callejon. Che fa il giro giro tondo, casca tutto il mondo verso The Walking Dead Gabbiadini. Giorginio, ovrate sceme Ronaldinho, vai, vai! Rigore! Non mi ha dato rigore, non mi ha dato rigore, questo è un moblotto! Giorginio! Ma che tira! Che tira a kill! Ma non frate sceme Ronaldinho! Ma manco frate sceme Christopher che Jonathan fa un tiro così! Io non credo proprio, te lo puoi scordare! La faccio, è fatta ragazzi. No! Oh mamma mia! Oh vai Gabbia! Vai Gabbia! Vai Gabbia! Sui piedi!
termine! Ma faccio pure un break dance! Ma faccio pure un break dance! Recuperando palla a centrocampo. Mallatemi che va poco da giocare. Può essere un risultato. Vai, vai, vai! Segniamolo! Segniamolo! Prova ad andare. Ma no! Non ce la faccio più, ma sta venendo la cosa. Gara ancora incerta, risultato in pari. Gara ancora inceretta. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Siamo entrati in 5 minuti. Sono andati in 10, ma sì! No! 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 Sono andati in 10, ma sì! No! Perché una bottiglia di prosecco? Ti faccio le conto, vengo con la bottiglia di prosecco. Vai, vai! Non dire un prosecco, una vera spritz, una vodka, un mulla e due anni, una cosa niente! E chi pesta vives? Una tanto per parigiare, segnato The Walking Dead, segnato. All'88esimo, passa un vantaggio Sassuolo e chi l'extra work. Di chi l'extra work. Guadagna metri verso l'area. Peluso, fatti la ceretta una volta ogni tanto. Grande parata di Reina. Ma va parà prima, no mo. E finisce dunque la gara sul finisce così. Potranno ragione, ma mi sfrutto di nuovo. Cioè c'hanno ragione. Ragazzi, vi autorizzo a sfottermi come a che sotto questo video. Che io non saccio giocare. Perché io faccio proprio schifo. Anzi, come direbbe Alec, fa schifo. Ma com'è possibile? Ci ho provato in tutti i modi, ragazzi. Attacca il giocatore del Napoli. Mamma mia, ci ha fatto una sola. Cioè, ci ha fatto segnare Gabbiadini. Come ha segnato Gabbiadini? Cioè, ha segnato proprio la The Walking Dead. Vabbè ragazzi, il pronostico finisce qua. Vediamo un po' la classifica come si aggiorna. Cioè Alessandro Matri è segnato. Vediamo che Napoli giustamente scende sotto la Roma, che passa il... mamma mia, prossimo contro l'Inter. Che cazzi. Quindi ragazzi, per questo pronostico va bene così. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel... mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus, ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers. Trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask e Instagram, quindi ascateci e followateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di Peluso, senza acerette. Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a tutti!